Si è svolta nella sala consiliare del comune di Manfredonia un incontro con la stampa durante il quale l'assessore all'urbanistica Matteo Missanti e il dirigente all'urbanistica ed ambiente Antonello Antonicelli hanno illustrato le fasi progettuali del bando della regione Puglia di cui l'autorità urbana Manfredonia Zapponeta è risultata vincitrice nell'ambito del programma POR-FE-FS Puglia 2014-2020. Il finanziamento complessivo aggiudicato con il bando è di 6 milioni di euro, di cui ben 5 per Manfredonia. La somma sarà utilizzata per l'elaborazione di una strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile. Vinto il bando, che ha visto Manfredonia e Zapponeta piazzarsi al 26° posto su 89 partecipanti, ora comincia la seconda fase del programma di rigenerazione urbana, che vedrà da parte della regione la richiesta di formalizzare il progetto o i progetti da finanziare inerenti a un'area della città che comprende una porzione del centro urbano che interessa tutte le articolazioni territoriali: fronte mare, città storica, borgo urbano e sistema verde di connessione. L'area già individuata è strutturata su due assi di rigenerazione, via Di Vittorio e via Scaloria, che convergono nella cerniera urbana rappresentata dal centro storico e dalle aree di oggetto di intervento per il progetto Lama Scaloria.